39 67 12 80 78 38 25 34 24 Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Devo filmare quello che mi piace, non le cose brutte. Gli stilisti espongono le loro collezioni in un museo di Firenze. E perché devo andare a filmare? C'è una pazza che si mette in mostra con le sue operazioni di chirurgia plastica dentro un museo. E chi se ne importa? I ritagli che ho accumulato in più di 20 anni solo perché mi facevano arrabbiare, via. Tutto via. Allora, buongiorno a tutti e tutti, direi di partire subito presentando i nostri ospiti, le nostre ospiti. Quindi dall'ARCI abbiamo Jacopo Forconi, che è il segretario provinciale, e Pietro Cardelli, sempre della segreteria. Poi abbiamo Alessandro Nutini, batterista della banda Bardot, e la nostra capogruppo preferita, Antonella Bundo, di Sinistra Progetto Comune. E l'iniziativa, appunto, La Casa del Popolo è la casa di tutte e tutti, serve un attimo per capire meglio cos'è la Casa del Popolo, cosa sono i circoli nel tessuto sociale e politico fiorentino e cos'è stata la pandemia e il lockdown per tutte queste realtà, non soltanto per i circoli ma proprio per il mondo della cultura in generale. Inoltre volevamo anche capire come riusciremo a rispondere sia dalla parte delle istituzioni, quindi da qualcosa di più politico istituzionale, sia capire meglio che cosa può fare la società di sua spontanea iniziativa, proprio dal basso, per aiutare questi mondi in difficoltà, che in un anno e mezzo sono rimasti chiusi, i concerti sono chiusi, i teatri sono chiusi, i cinema sono chiusi e hanno bisogno di una mano, perché sennò rischiamo davvero di perdere una fetta importante della nostra cultura. Quindi andrei subito a far parlare i nostri ospiti e porrei la prima domanda ad Alessandro e a Jacopo, e quindi chiederei che cos'è stato il lockdown e che cosa è stata la pandemia in generale quest'anno e mezzo ormai quasi, sia per il mondo della cultura sia per i circoli, e qual è il legame dei circoli e del mondo della cultura con il tessuto fiorentino. Direi di andare prima con Alessandro. Ok, il discorso allora sul cos'è stata la pandemia e cos'è tuttora per tutta la mia categoria che indegnamente qui rappresento, è tuttora una cosa drammatica, perché si è toccato con mano quella che è una realtà che noi tutti conosciamo da quando abbiamo avuto la malaugurata idea di fare musicisti, cioè che in Italia purtroppo la percezione del nostro lavoro, perché di un lavoro si tratta, è ancora legata a degli stereotipi che non riconoscono professionalità, e quindi qui c'è un effetto domino, dal punto di vista proprio della percezione, e quindi una scarsa attenzione, e quindi tutto quello che ne consegue, cioè nel ritrovarsi nel calderone dei cosiddetti lavori non necessari. Fa molto Schindler's List a sentirlo dire, a me è una cosa che mi ha sempre fatto andare su in temperatura, diciamo così. Io cerco sempre di fare training autogeno, di non scaldarmi, però quando sento parlare e usare certi termini mi viene nervoso, perché è chiaro che affibbiare una definizione come non necessaria a chiunque alla fine, perché io penso che tutti meritano lo stesso rispetto, che tu venda il pane o che tu venda abbigliamento, che tu venda il caffè o che tu venda
emozioni, cultura, quello che ti pare, divertimento, intrattenimento, per non farla troppo puzzolente, perché che non sembra che siamo, cioè, esiste la cultura alta, la cultura bassa, tutto quello che ti pare, però nel momento in cui uno lavora, paga le tasse e fa parte di un tessuto sociale, meriterebbe rispetto a priori, a prescindere, mentre invece purtroppo questo approccio continua un po' a essere una zavorra su tutti quelli che fanno un po' il mio lavoro, e te lo dico in termini proprio più ampi, non soltanto il mio lavoro inteso come musicista, ma un po' tutto il comparto. Questa è una cosa, diciamo, non è che mi sveglio stamani, è chiaro che in situazioni di contingenza difficoltosa come può essere quella di una pandemia, diciamo, i nodi vengono al pettine in maniera anche più brusca. Non è che me ne sono accorto adesso o ce ne siamo accorti adesso che la situazione è questa in questo paese, a differenza di altri paesi dove invece c'è un riconoscimento, diciamo, del ruolo e dell'importanza del mondo della cultura. Per cui, diciamo, quest'ultimo anno e mezzo, con prospettiva anche di durare di più, è stato un anno di non lavoro, di buttare giù rospi riguardo proprio anche all'idea di far sentire la propria voce, di sentirsi dire che comunque certi lavori sono importanti, altri no, come se nella Costituzione ci fosse scritto qualcosa di diverso dell'essere una repubblica fondata sul lavoro, insomma. E evidentemente ancora qua non è così. È chiaro che in tutto questo poi si aggiunge anche il legame, che è un po' l'argomento di oggi, riguardo all'importanza dei circoli. Guarda, io sono un allegro cinquantenne, sono proprio un classico caso di ragazzo nato in un circolo arci. Il mio glorioso R. Prunetti di Pian di Mugnone, da dove vengo, dove ho passato la vita da giovane, e il legame con l'arci, per chi fa il mio mestiere, si sa, insomma, negli anni in cui ho iniziato a fare musicista, c'era un legame che era naturale, perché per l'appunto l'idea del fare cultura, del fare musica, di organizzare cose insieme, è una cosa che fa parte di tutti quelli che hanno fatto questo tipo di percorso, insomma. Oggi vedo una difficoltà globale, proprio anche un distacco che era iniziato anche prima della pandemia, purtroppo, che è uno dei tanti problemi, diciamo, dell'Italia di oggi. Il circolo per noi è sempre stato, per quelli della mia generazione, è sempre stato un luogo di ritrovo, nel quale, un luogo di ritrovo intelligente anche, insomma, nel quale si possono fare cose che in qualche modo fanno bene a tutti, non solo a chi ci va quotidianamente. Insomma, io nei circoli arci ci ho fatto, prima di fare musicista, ci ho fatto la pizza, ci ho fatto, nel senso, è sempre stato un modo. E tuttora, io per esempio sono un frequentatore assiduo del Progresso, dove da appassionato di musica negli ultimi anni ho visto de bellissimi concerti, e per l'appunto vedere la mannaia che si abbatte anche su certe realtà è doloroso tanto quanto sentire la mannaia, quella che già sento per conto mio, per me e per il mio lavoro, insomma. È una situazione brutta e che non so bene neanche come padroneggiare, nel senso che si resiste, si cerca di far cose per tenersi a galla, individualmente e non solo. È chiaro che ci sono tante difficoltà anche psicologiche, economiche, di ogni tipo, insomma. Questa è la fotografia di questo momento, insomma. Grazie mille. Allora andrei con Jacopo. Sì, mi levo la mascherina e mi allontano da Pietro. Allora, dunque, la nostra situazione è un qualcosa di unico nell'ultimo anno, poco più, perché mai era successo nella storia, perlomeno dal dopoguerra in poi, che i circoli fossero obbligati a chiudere. È chiaro che la situazione pandemica è una ragione più che valida, ci mancherebbe altro, ma è anche chiaro che è venuta a mancare di colpo, praticamente da una settimana all'altra, tutto quel
tessuto sociale, tutto quel tessuto di rapporti, di confronti che inevitabilmente ci sono in un luogo come una casa del popolo, che non è un semplice bar, è qualcosa di diverso, è qualcosa di più, di molto di più. Io un tempo, provocatoriamente, specie quando c'erano sindaci un po' freddi nei confronti dei circoli o così, lanciavo sempre questa provocazione dicendo: immaginatevi se un giorno tutti i circoli decidessero di fare sciopero, cosa succederebbe, quanto avrebbero da lavorare di più, ad esempio, i servizi sociali di quel comune quel giorno, e quanti altri problemi potrebbero ingenerarsi dalla mancanza di un pezzo in cui si riesce ad avere appunto un confronto, un ritrovo di persone. Con una parola che specie nell'ultimo periodo è stata usata spesso, viene a mancare la socialità, a volte per un paese intero, perché l'unico punto di ritrovo per quel paese magari è proprio il circolo, è la casa del popolo. E quindi, come dire, se si leva questo da un giorno all'altro e non lo si riapre per un lasso di tempo molto lungo, io non vi nascondo la mia più grande preoccupazione, che è quella di come riusciremo a riportare le persone alla casa del popolo, perché non è così semplice, cioè diciamo le abitudini si possono anche perdere, e purtroppo se si sta chiusi in casa e si incomincia a guardare la televisione, navigare sul computer e poco più, poi anche l'abitudine andarsi a prendere il caffè e la partitina a carte piuttosto che andarsi a fare il corso di qualunque cosa al circolo, è una mancanza grossa anche nella vita individuale, non solo nella socialità e nella collettività, anche sulla vita del singolo, ma è un danno ovviamente anche da un punto di vista appunto di collettività. Quindi, diciamo, noi ci troviamo davvero in una situazione nuova, unica, per la prima volta, insomma. Questo però, per quanto sia difficile, non ci deve scoraggiare, non ci deve lasciare immobili. Io mi sono segnato anche alcuni numeri che sono quelli che poi in realtà abbiamo costruito nel corso di questo anno, dal primo lockdown. Io, tanto per farvi chiarezza, insomma, sui numeri e sulle tempistiche, noi abbiamo 239 circoli non tutta la provincia di Firenze, perché Empoli e il Valdarno sono per conto proprio, quindi vi sto parlando dell'arci territoriale di Firenze, quindi per intendersi città, Mugello, Piana, Chianti e Val di Sieve. Sono 239 circoli, sono generalmente circa 40.000 soci e appunto pensate che tutti questi numeri, direi sono abbastanza ingenti, da un giorno all'altro si sono azzerati. Questo è un po' quello che ha fatto la pandemia. Azzerare i numeri non significa, come dire, uccidere l'associazionismo, anzi, al contrario. Il nostro associazionismo ha provato in tutti i modi, sia durante il primo lockdown, quello della primavera dell'anno scorso, sia con tutti i vari stop and go che ci sono stati nel corso del tempo, a darsi molto da fare. Mi riferisco principalmente alle attività culturali e sociali, non tocco la parte della somministrazione che comunque a noi ci ha visto discriminati, tanto per essere chiari, rispetto ai bar, perché solo nell'ultimo decreto viene concesso ai circoli di poter stare aperti con la somministrazione nella zona gialla. Finora non era così. Noi abbiamo avuto da questo punto di vista anche una spinta dalla Regione Toscana che ha permesso di fare l'asporto ai circoli. Purtroppo era una misura, per quanto gradita, per quanto utile, è una misura non risolutiva, insomma, del nostro problema, questo è evidente. Però vi stavo dicendo delle attività sociali e culturali. Nella prima fase di lockdown, quindi primavera dello scorso anno, sono stati 24 i circoli che in un modo o nell'altro hanno continuato a fare attività. Cosa hanno potuto fare? Hanno fatto consegna di spesa a farmaci, hanno fatto sportelli telefonici di varia natura, anche solo punto d'ascolto. Ci sono alcuni che si sono organizzati con attività online, laboratori per bambini, spettacoli, letture, corsi di varia natura. Questo numero, questa cifra, è quasi raddoppiata nella seconda parte, cioè da dopo l'estate, quindi dall'autunno dello scorso anno a
più o meno poche settimane fa, e 41 associazioni, quindi diciamo poi c'è anche una capacità di essere buoni esempi anche per gli altri circoli, da quei circoli che appunto maggiormente si muovono. Sono state 41 le associazioni che hanno iniziato a fare più o meno le stesse attività che vi citavo prima, con qualche aggiunta magari in collaborazione con qualche amministrazione. Mi riferisco per esempio alla consegna di mascherine, mi riferisco a supporto ad altre associazioni del territorio. Quindi insomma è stato un lavoro che da un certo punto di vista ci ha tolto il terreno sotto i piedi, ma dall'altra, pur con mille difficoltà, in qualche modo qualcosa siamo riusciti a fare. Non mi dilungo troppo su cosa dovremo fare d'ora in avanti, questo magari ve lo dirà un pochino di più Pietro, e anche le misure che abbiamo provato a mettere in atto per cercare di sostenere l'attività dei circoli con raccolte fondi e molte altre iniziative anche di coinvolgimento, di spiegazione anche delle regole, perché poi comunque quando si sta in una casa del popolo ci sono delle norme, delle regole, a partire da quelle che uno si dà, dalle regole statutarie, a quelle che uno deve rispettare per legge, alle regole igienico-sanitarie, quanto mai importanti in una fase pandemica, alle regole di burocrazia e amministrazione in genere, e tutto questo con un quadro normativo che cambia velocissimamente. Non è semplice anche per i nostri volontari riuscire ad avere le idee chiare ogni volta che esce un decreto, ogni volta che esce l'interpretazione di un decreto. Questo è stato anche uno dei grossi lavori che insomma abbiamo dovuto fare per cercare di far tenere tutti allo stesso passo, per quanto riguardava anche i ristori, per quanto riguardava i bonus vari ed eventuali. Insomma, è stata una situazione molto particolare che da un lato ci ha obbligato a cambiare, dall'altra devo anche dire che ha rinsaldato anche un rapporto di fiducia, perché nella disgrazia di questa situazione molti circoli si sono trovati davvero un po' disorientati sul che fare, sul come farlo, e per fortuna insomma avere una struttura come un comitato territoriale che può mettere a disposizione consulenza, servizi, proposte di varia natura, supporto a quelle che un circolo vuol provare a fare, beh, è stato un qualcosa di molto utile, è un qualcosa che effettivamente ci permette di guardare al futuro con una speranza, con la speranza di non perdere nessuno, o almeno provarci, perché il grande nodo è questo, è anche ora che si può ripartire, siamo in zona gialla, il decreto ci permette di riaprire, che si può fare davvero, a parte la somministrazione, e abbiamo capito la si può fare, perché la nostra vita, la nostra ragion d'essere parte da quella socialità, cioè da quell'incontro delle persone che appunto in un circolo è molto incentivato, è alla base della nascita di un circolo, è alla base del volontariato in un circolo, e noi di questo avremo senza dubbio un grande bisogno. È un po' la paura che vi esprimevo prima, cioè quella di riabituare le persone a tornare al circolo, ovvero di far sì che le persone continuino ad aderire alle attività del circolo, in primis cercando, per chi può, di fare volontariato. E questo noi lo notiamo anche perché qualcuno per esempio non è riuscito a far ripartire delle attività anche durante il lockdown, anche attività diverse, proprio per mancanza di volontariato, in una situazione, per carità, comprensibilissima, anche di legittima paura, io non lo metto in dubbio, però è chiaro che poi il circolo ne risente e non può fare quelle attività lì. Quindi, diciamo, e con questo concludo con un appello, e l'appello è quello di, per chi può, per chi vuole, nei modi, nei tempi e nelle forme che gli riesce, per cui ha voglia, dia una mano al circolo più vicino a casa, o quello che gli piace di più, o quello dove si trova meglio, qualunque va bene, insomma,
però ci sarà sicuramente bisogno dell'aiuto di tutti, e questa volta è molto facile identificare che tipo d'aiuto necessita, di quale tipo d'aiuto c'è bisogno. C'è bisogno di tirarsi sulle maniche e di stare un'ora a un banco del bar, piuttosto che un'ora a portare una pizza, piuttosto che un'ora a dare una mano a contare i soldi, a fare il bilancio, piuttosto che tutte quelle mille cose di cui ha bisogno un circolo. Ecco, se potete, dateci una mano, questa è una richiesta. Grazie mille davvero, Jacopo. E passerei allora al secondo giro di domande, quindi ad Antonella e a Pietro. E a voi invece chiederei quali sono in questo momento, cosa sta iniziando e che cosa verrà fatto in futuro per aiutare proprio i circoli, il mondo della cultura a sbloccarsi un attimo da questa situazione che si continua, diventerà sempre più pericolosa. E inizierei con Antonella, che magari ci può dare un punto di vista più politico. Grazie, innanzitutto grazie per avermi chiesto di partecipare, sono veramente contenta. Soprattutto vorrei chiedere dopo, negli interventi successivi, se è possibile anche di spiegare a quelli che ci stanno ascoltando, io dirò quello che abbiamo fatto a livello comunale, ma come nascono proprio i circoli. In particolare, è vero che sono molto importanti per la tenuta sociale, l'abbiamo visto in particolare in questo periodo che cosa hanno fatto. Però pregherei di raccontare proprio come nascono i circoli per chi magari non è a conoscenza. È stato detto di aiutare il circolo più vicino a casa. Vorrei far presente che purtroppo anche pre-pandemia i circoli hanno avuto un grandissimo problema, e questo loro è per quello che chiedo di raccontarci la nascita, l'importanza che hanno avuto sin dall'inizio e perché sono così importanti, dovrebbero essere così importanti anche per il presente e per il futuro. Che invece in questa città, e non solo in questa città, che si sta andando verso la gentrificazione, verso lo svuotare tutti quelli che sono dei presidi sociali che aiutano, che abbiamo visto in questo periodo come stanno aiutando, si sta vedendo come sono morti già dall'inizio. Per esempio, noi eravamo il 25 aprile in Piazza Poggi, che è stato in qualche modo messo in piedi, non è la parola giusta, comunque le celebrazioni sono state aiutate da quello che è l'unico circolo rimasto nel centro storico, stiamo parlando di San Nicolò. Dunque andiamo anche a vedere, oltre a aiutare ad andare al circolo più vicino, cerchiamo di averne di più e di sostenerli sicuramente di più. Ha parlato Alessandro Nutini di quello che è allegato, quello che è anche quelli che sono i lavoratori dello spettacolo, della cultura, perché comunque è tutto, oltre alla socialità che c'è, chiaramente i circoli hanno anche questo ruolo. E a livello istituzionale sicuramente la mancanza che c'è stata già dall'inizio, ed è per questo che anche quelli che sono stati i ristori per queste realtà sono veramente una miseria, anche perché non c'è un inquadramento a livello previdenziale che sia corretto, dunque sia per le persone, le lavoratrici e i lavoratori del mondo dello spettacolo, che magari vengono riconosciute solo in un anno, per i più fortunati magari 15 ore di lavoro e 15 giorni di lavoro, e gli viene dato su quello, gli vengono dati dei ristori. Nello stesso modo non possiamo pensare a inquadrare quelli che sono dei circoli come esclusivamente mettere sullo stesso livello come dei bar, e allora dargli anche lì, dargli dei ristori. È uscito anche oggi, se non sbaglio, un articolo dove si parla della miseria dei ristori che sono stati dati, anche perché vengono legati a quelli che è l'IVA, mettendo in qualche modo, non tutti sono inquadrati in questo modo, mettendo in qualche modo in relazione il ruolo che svolgono, il ruolo importante che viene svolto, come una semplice somministrazione di bevute. Viene chiesto chi è che va a fare la tessera, giustamente nessuno va a fare una tessera a Orarci per poi dopo potersi prendere un caffè, magari nemmeno al bancone ma anche fuori. Dunque sono secondo noi queste a livello istituzionale le risposte che vanno date devono andare oltre e superare quello che è il livello pandemico, che chiaramente ha portato tutti i nodi al pettine. Che cosa abbiamo fatto? Noi a livello comunale abbiamo fatto, oltre a delle risoluzioni, dunque delle richieste che vengono fatte dal comune a livello più alto, che può essere sia la regione
alcune di quelle abbiamo visto sono state recepite, alcune domande, che a livello nazionale, dunque a livello di inquadramento, a livello regionale, come abbiamo visto, noi avevamo chiesto a fine ottobre, poi è stato accolto a febbraio alcune richieste, anche a livello di, cioè con tutto il Consiglio Comunale, insieme anche alla maggioranza, hanno recepito alcune nostre richieste, hanno portato avanti questa mozione che è stata votata all'interno del Consiglio, però chiaramente non tutte sono state attuate. Dunque noi abbiamo chiesto al sindaco di verificare innanzitutto con la regione e col governo la possibilità per l'apertura contingentata, però ricordiamo, come abbiamo detto, non è quello il ruolo principale del circolo e non è quella l'attività principale, non solo che aiuta per la tenuta sociale del territorio, ma anche aiuta per tenere in piedi quelli che sono i circoli stessi, perché tutte le attività che ruotano attorno al circolo non le possiamo assolutamente limitare a quelle che sono una somministrazione anche di un pranzo o altro, anche quello calato moltissimo. Abbiamo visto che alcuni circoli, in particolare abbiamo visto dei circoli un po' più grandi, tipo a Peretola, che hanno uno spazio esterno che riescono a somministrare quello che è il cibo, ma non è l'unico, diciamo, ruolo del circolo. Dunque abbiamo chiesto a livello comunale di riuscire a tagliare per quanto possibile quelli che sono i tributi locali che devono continuare comunque a pagare queste realtà. E ricordiamoci che chiaramente non solo per i circoli, ma per i circoli in particolare che sono veramente chiusi da più di un anno, è agghiacciante questo dover andare avanti anche per pagare quelli che sono i tributi locali. Si è chiesto di calmierare quelli che sono gli affitti dovuti dai circoli, di agire a livello comunale su quelle che sono le diverse proprietà immobiliari per cercare di andare incontro anche a questa esigenza. È stato chiesto, ora sto leggendo proprio dalla mozione che è passata, no? Di prevedere l'esonero per le associazioni culturali, sociali e ricreative del pagamento dei canoni delle concessioni e delle locazioni da corrispondere agli enti pubblici relativi ai periodi di sospensione e limitazione delle attività per quanto di competenza del Comune di Firenze, e questo anche il periodo di limitazione purtroppo ce l'hanno raccontato anche adesso, anche se ne eravamo a conoscenza. L'annullamento dei versamenti tari, anche questo è stato chiesto, per il periodo di sospensione delle attività, e le quote IMU spettanti a quello che è il Comune di Firenze. Ma soprattutto vorrei ricordare, a livello istituzionale, quando si va a parlare di contributi e non solo contributi a fondo perduto, ma soprattutto di quelli che sono i ristori, ricordando cosa ha detto prima anche il Nuto, che tutti i Nutini, Alessandro, ora non so come, che ci siamo capiti, che tutte le attività meritano lo stesso rispetto, però pensiamo in particolare delle attività, come è stato detto, che se chiudessero totalmente sarebbe un carico maggiore comunque su quelle che sono le istituzioni, perché il lavoro che hanno svolto adesso, ricordiamoci che anche se erano chiuse abbiamo tutti quanti, penso, partecipato a quelle che erano delle raccolte alimentari, raccolta fondi, distribuzione anche alimentare in alcuni circoli. Tutto questo rimanendo chiuso, tutto questo con i volontari. Allora io non credo... sono molto favorevole, per quello che è il volontariato e chi si presta a farlo, però non penso assolutamente che le istituzioni debbano lasciare tutto in mano ai volontari. Io sono per un intervento sicuramente pubblico in tutti i sensi, e non dire pat pat bravo. Abbiamo visto a livello di accendendo magari la televisione sul TG regionale, che si vedono i vari politici a livello locale o altro che si fanno riprendere mentre distribuiscono il cibo, aiutano, danno una mano nella catena di dare il cibo dalla cucina del circolo che viene aperto solo per questo motivo, prendono, lo passano alla persona di turno che ha bisogno di qualcosa. Noi non pensiamo che le istituzioni debbano essere lì solo in questo modo, pensiamo che le istituzioni debbano avere un ruolo principale, aiutare delle realtà come queste che stiamo, come ora stiamo parlando di quelle che sono le case del popolo, e non solo, e non
non appoggiarsi solo su quello che è un mutualismo e su quello che è il volontario fatto da altri. Dunque io alla prossima persona che parla, non, Jacopo? Pietro. Chi è che parla dopo di me? Non mi ricordo. Pietro. Ecco, Pietro, scusate, chiederei perché secondo me è molto interessante anche di raccontarci come nascono i circoli per poi riuscire a trovare ancora di più la forza, la voglia di partecipare a quello che è un aiuto concreto sia da parte della cittadinanza ma soprattutto da chiedere da parte delle istituzioni di tenere vivo. Grazie. Grazie a te Antonella. Pietro, appunto, rispondi sia alla mia domanda che a quella di Antonella con tutto il tempo che vuoi. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Naturalmente anche a me fa molto piacere essere qua. Allora, parto dalla domanda di Antonella e poi cerco di fare un discorso un po' più ampio, soprattutto su quello che mi avevi anche chiesto tu, Guido. Allora, diciamo, premetto dicendo che la mia prospettiva viene da una casa del popolo dal punto di vista individuale e personale di provincia, cioè quella di Guardellino di Mugello, e poi adesso essendo la segretaria dell'Arci di Firenze ho avuto modo in questi ultimi anni anche di, diciamo così, allargare e estendere il mio sguardo e conoscere anche molte realtà di città, di periferia o di altre zone della provincia di Firenze, simili o anche diverse. E quello che posso dire inizialmente è che giustamente anche Antonella rilevava, e di cui parlava prima anche Jacopo, che non riguarda solamente questo periodo, ma in realtà era molto forte anche precedentemente negli ultimi anni dell'associazionismo, dell'arte, della Case del Popolo, e il fatto che in realtà quella motivazione per cui sono nate le Case del Popolo a fine dell'Ottocento, anzi anche un po' prima, come società di mutuo soccorso in Italia sono lontanissime nel tempo. Noi ne abbiamo alcune nella nostra provincia che risalgono praticamente a più di 150 anni fa, e questa è un po' la dinamica. Allora, naturalmente la Casa del Popolo nasce soprattutto all'inizio, nella seconda metà dell'Ottocento, come un luogo in cui mettere assieme le persone per sostenere, secondo varie modalità, le altre, in particolar modo dei lavoratori. Le prime società di mutuo soccorso nascono con questo intento, proprio per portare un aiuto reciproco tra le persone, tra i lavoratori che ne avevano più bisogno, a partire non tanto dal volontariato, ma dalla necessità di ritrovarsi insieme all'interno di uno spazio e di gestire uno spazio in maniera collettiva per risolvere le problematiche delle persone più in difficoltà e per costruire comunità insieme, ma non con uno spirito, come dire, assistenzialistico, ma proprio con la necessità di passare informazioni, formazioni, condividere modelli di vita, condividere modelli di risposta alle problematiche della quotidianità da parte di certe classi sociali. E questo logicamente ha fatto sì che ritrovare in uno spazio, in un luogo fisico, un punto di ritrovo per rispondere a queste esigenze insieme è stato ciò che ha fatto nascere appunto nella seconda metà dell'Ottocento le prime società di mutuo soccorso e poi le Case del Popolo come le conosciamo oggi. Io dicevo, vengo da Barberino di Mugello, la prima Casa del Popolo nel mio paese è del 1885. Ed è la Casa del Popolo che poi i fascisti hanno bruciato due volte all'inizio del ventennio. Questa storia in realtà è una storia che riguarda moltissime degli altri 239 circoli di cui parlava in precedenza Jacopo, e volevo dire appunto, su questo ci tengo molto, che le attività anche mutualistiche, la consegna della spesa in questo periodo dei farmaci, della spesa, i pacchi alimentari, che hanno impegnato tante Case del Popolo in questo periodo, in realtà sono attività che in molti circoli andavano avanti anche prima del Covid. Cioè questo attivismo da un punto di vista sia sociale, ma anche, come ricordava prima, il nuoto culturale, fatto l'esempio della Casa del Popolo del Progresso, che sicuramente insieme ai ragazzi della CIT, l'associazione culturale che ne gestisce la programmazione, è una delle più attive da questo punto di vista, ma sono moltissime le Case del Popolo che non hanno mai smesso di portare avanti questo tipo di attività. È stata citata per esempio in precedenza l'SMS di Peretola, che anche lì da un punto di vista sociale, in un contesto di periferia,
per anche, vorrei dire ideologicamente, il ruolo di avanguardia che ha portato avanti in certi, negli ultimi anni, per esempio sul tema dei migranti, delle migrazioni, del tentativo di coinvolgere le persone, tutte le persone, nelle loro attività. Io credo che sia stato un lavoro importante fatto in tutto l'ultimo periodo storico. Durante questo anno, ormai più di un anno, di pandemia, la situazione veramente drammatica, e anche drammatica, prima lo accennava Jacopo, perché chiunque sia stato in una casa del popolo, chiunque magari abbia fatto il volontario o la volontaria, sia stato in un consiglio, sa che gestire una casa del popolo è davvero difficile da un punto di vista proprio per quanto riguarda la quotidianità, l'insieme di burocrazia, di lavoro, di beghe, potremmo dire, di questioni da gestire giorno giorno, enorme, e viene fatto in grande parte dai volontari, perché poi i dipendenti spesso sono le persone che stanno al bancone e collaborano al ristorante. Quindi tutta questa parte richiede un impegno che è enorme, perché stiamo parlando di strutture con dipendenti, con persone quindi che ci lavorano, con centinaia di soci, di volontari. E questo spesso non passa, passa solamente la parte appunto culturale, sociale, artistica, eccetera, però dietro, per far sì che esista questa parte qua, ci sono giornate intere passate appunto a fare la manovra di un bilancio, o a gestire i turni al bancone, o a organizzare, rimettere a posto lo spazio estivo quando arriviamo a maggio. Questa è una cosa davvero importante e volevo dire, in questo anno e mezzo appunto l'attività, per fortuna, in tante case del popolo non si è fermata. Devo dire che noi abbiamo cercato un po' di fare da collettore, da promotore di tutte queste iniziative, quelle che venivano citate in precedenza, le abbiamo raccolte dentro questa campagna che si chiama A casa ma non soli, sole. E è stato molto bello, perché davvero ci ha permesso di capire come davvero tutte le attività di ogni tipologia venissero svolte, da quelle attività proprio mutualistiche, che sono un po' l'origine di questa, della nostra storia, fino a quelle più culturali. Sono stati tantissimi quelli che all'inizio hanno iniziato a fare i concerti online e poi sono stufati perché non ne può più nessuno, e hanno iniziato a provare a trovare delle modalità diverse per fare arte, per fare cultura, che non fosse anche solo online, ma cercando di trovare quelle modalità per farlo, quelle naturalmente consentite. E poi, questa è l'ultima cosa su cui volevo soffermare, è quella che è attiva in questo momento, è che la campagna che noi abbiamo lanciato, a cui abbiamo lavorato molto negli ultimi mesi, che si chiama appunto Salva i Circoli, Fai la tua parte, che è stata citata anche oggi appunto nell'articolo che ricordava Antonella, e che è stato un tentativo proprio di riconnettersi in maniera forte e esplicita alla storia delle società di mutuo soccorso, delle prime case del popolo, e cioè attivare una raccolta fondi a partire dai circoli stessi, il cui obiettivo è quello di dar vita a un fondo di mutuo soccorso, così l'abbiamo voluto chiamare. Per fortuna sta andando bene, abbiamo già raccolto 32.000 euro e puntiamo di arrivare a 40. Come funzionerà questo fondo? Quale sarà l'obiettivo? Innanzitutto sarà gestito insieme dai circoli, cioè delle persone delle case del popolo, insieme a noi dell'ARCI decideranno un po' come gestire questi fondi, ma sulla base di un indirizzo chiaro, che è quello di effettuare dei prestiti senza interessi, senza banche, i cosiddetti prestiti sociali, alle case del popolo che più ne hanno bisogno per ripartire, perché ciò che manca, adesso non è più possibile neppure ottenere la garanzia statale sui finanziamenti che invece piccole e medie imprese possono avere, a differenza nostra. Quindi con questo fondo erogheremo dei prestiti sociali alle case del popolo senza interessi. Quando poi il circolo restituirà questi fondi nella maniera accordata, questi soldi non torneranno ad Arci Firenze naturalmente, ma questi soldi passeranno a un'altra casa del popolo a rotazione, proprio come erano appunto i fondi di mutuo soccorso di fine 800, quelli con cui sono nate tante case del popolo, mattone su mattone, e poi sono state magari ricostruite dopo che erano state distrutte dai fascisti e dopo la liberazione. Questa campagna sta andando bene, quindi sono molto contenti, anche perché ha visto la partecipazione di tantissime case del popolo. Tutte le iniziative che abbiamo cercato di portare avanti hanno visto più di 105 circoli coinvolti. Abbiamo fatto due video
siamo riusciti a fare anche questa campagna di affissioni in tutta la città, che spero abbiate visto, vi sia piaciuta. E niente, adesso stiamo arrivando un po' alla fine di questo percorso, proprio perché in questi giorni, come dicevamo all'inizio, e chiudo davvero, i circoli hanno iniziato a riaprire per quanto riguarda la somministrazione, però solo quelli che hanno lo spazio all'aperto, solo quelli che hanno quella parte di somministrazione. Il Progresso, per esempio, è un circolo che non può riaprire in questo momento, ma ce ne sono anche tanti altri. E naturalmente, noi adesso, la nostra parte di lotta in questo momento è quella appunto di cercare di far capire che se un cinema, se un teatro, con tutte le limitazioni del caso, possono iniziare a fare attività, è giusto che con le stesse norme, seguendo le stesse linee guida, anche i teatri e il cinema, per esempio, ci sono le case del popolo, possano farlo. Anche perché ci sono dei circoli che hanno degli spazi, come penso tutti noi sappiamo, immensi. Basta pensare, non so come viene in mente, la sala di Grassina, che praticamente è più grande del teatro tenda del Tuscan. Un tempo ti chiamava Sicur Cive. Sicur Cive, sì. Infatti, ti interrompo proprio perché stai togliendo di bocca. Il problema, infatti, è che io, diciamo, batto la testa nel muro tutte le mattine, è proprio questa schizofrenia nel voler un po', diciamo così, legiferare o organizzare questo momento di difficoltà, diciamo così, in base più al codice ateco che alle reali situazioni. Cioè, questo è proprio un gap culturale che abbiamo in Italia, cioè questa necessità di legiferare su poi aspetti microscopici che poi finiscono per diventare ridicoli, che poi portano all'effetto opposto, che cioè alla sfiducia, poi è una sorta di rifiuto poi delle norme in generale, quando purtroppo è una cosa che ci attanaglia, cioè immaginarsi lo sviluppo di situazioni sempre più microscopiche e particolari da dover in qualche modo legiferare, quando bisognerebbe ribaltare la questione, cioè nel momento in cui ci sono delle norme dal punto di vista igienico-sanitario chiare, per quale motivo stare a perdersi nel dire se si tratta di un circolo piuttosto che di un cinema, piuttosto che di... Nel momento in cui c'è possibilità di fare distanziamento, di tenere... Purtroppo questa cosa non entra nella testa di chi legifera. E io, quando vedo le liste di chi può stare aperto e chiuso, appunto in base al tipo di lavoro che fa e non alla situazione concreta e reale che può mettere in piedi, cioè ci può essere il bar appunto che non dovrebbe aprire comunque anche in zona gialla, perché è fatto in una maniera tale magari che non può garantire sicurezza, e al contrario invece un bar che potrebbe aprire anche in zona rossa perché magari è fatto in maniera tale che ora faccio per iperboli, però purtroppo questo modo di affrontare la questione è una zavorra. E con la necessità, nessuno la nega, no? di dover stare attenti e di dover chiaramente far fronte a questa contingenza, però il modo con cui viene affrontata molte volte mi fa impazzire, per l'appunto, e penso sia una cosa abbastanza condivisa anche da parte di tante persone che non per questo si sentono da dover essere iscritte al club dei negazionisti o dei terrapiattisti, però è proprio una questione culturale, questa smania di voler legiferare anche veramente i micron, quando semplicemente basterebbe consentire di lavorare in sicurezza. Se tu pensi, faccio l'esempio più classico che riguarda il mio mondo, cioè il voler definire a priori il numero di persone che possono stare in un evento all'aperto, senza distinguere se questo evento all'aperto lo fai a Campovolo piuttosto che in Piazza Batoni, cioè è un controsenso che rimane inspiegabile, e soprattutto rimane inspiegabile per chi magari ha uno spazio che potrebbe mettere a frutto in sicurezza e lavorare, cioè che è una cosa che non è, insomma, meno importante che non ammalarsi a un certo punto. Io mi auguro che questo momento di difficoltà sia anche un po'
possa portare anche a una riflessione su questo tipo di approccio, cioè su questa nostra necessità di legiferare se alla Coop puoi comprare le padelle oppure non le ciabatte, ma perché la spesa è sicura in quel modo, che sono norme che a mio avviso mi fanno pensare che si perda del tempo inutilmente a pensare alla sicurezza, però facendo un percorso sbagliato, un po' al contrario, diciamo. E tutte queste norme che poi la gente come me, che non ha magari una grande cultura o non sa, non capisce qual è la ratio che ci sta dietro, e poi purtroppo molte persone reagiscono in maniera che non fa bene poi alla comunità, capito? Perché dovrebbe esserci sempre la sensazione che chi timona lo sta facendo in maniera razionale e, diciamo, e per il bene di tutti. E quando poi vedi certe perdersi in un bicchiere d'acqua, quando poi magari ti trovi di fronte a problemi relativi ai vaccini, eccetera, eccetera, poi nasce l'insofferenza della gente. A me preoccupa molto questo clima che c'è in questo momento, perché è proprio il momento nel quale, se c'è una difficoltà come può essere quella di una pandemia, è proprio il momento in cui, naturalmente, non perché è imposta dall'alto, dovrebbe esserci una sorta di unione fra la gente, di unità proprio a livello di resistenza proprio nei confronti di un evento così sgradevole, no? E quando purtroppo la gente invece inizia a ragionare in termini troppo personali, costretta un po' dalle contingenze, questo è un problema. E purtroppo chi in qualche modo è chiamato a gestire questa contingenza dovrebbe proprio pensare che al fatto che dovremmo avere tutti la percezione che tutti hanno presente le difficoltà di ognuno, diciamo così, piuttosto che in maniera corporativa magari affrontare le situazioni di Tizio o Caio appunto attraverso il codice Ateco, è il modo forse più sbagliato, perché poi crea quella sorta di lotta fra poveri, magari fra chi si sente in qualche modo maltrattato da una norma, che in effetti poi a volte potrebbe essere più equa, indifferentemente da quel codice, insomma. Sì, tutto su questo... Un po' allungato, chiedo scusa. No. Se posso fare un commento veloce, Guido... Vai, Antonella, vai tranquilla. Però proprio quando hai cominciato, quando hai ripreso la parola ora, Nuto, stavo pensando, non so se avete letto se non sbaglio, di due edizioni fa di Left, teatri chiusi e chiese aperte, dove hanno fatto proprio l'esempio di questa parrocchia, questa chiesa che da un lato aveva, perché doveva avere un tot numero di fedeli che potevano assistere alla messa, accanto c'era una sala, che è una sala cinematografica alla fine, dove hanno proiettato l'intervento del prete, e dunque si diceva all'epoca, ma perché, cioè, i teatri chiusi, i cinema chiusi, e allora hanno detto sì, vabbè, il codice è quello, nel senso la ratio era quella, no? Sì, questo si può fare perché alla fine si sta proiettando la messa, che comunque nello stesso identico modo, in quella stessa sala, poteva essere magari in un circolo, in un teatro, in un altro spazio, però non viene non veniva consentito il farlo in altri modi, perché non era una chiesa. Dunque mi volevo riagganciare a quello che dice il Nuto, dunque questa mancanza magari di risposte razionali o di pensieri, che uno dice per quale motivo si sta andando avanti, ed è ancora più difficile allora per quello a livello anche di stare a casa e dire va bene, prendiamo in considerazione quello che ci viene detto, però è veramente molto difficile. Anche perché, Antonella, se uno ha un po' un minimo di una sensibilità anche un po' rispetto a tematiche come possono essere, che ne so, quelle del risparmio, dell'ecologia, eccetera eccetera, ti trovi magari appunto a vedere, ti vai a prendere il gelato e ti viene impacchettato in un monte di carta, poi esci fuori, prendi la carta, la pallotti e la butti via. Cioè, ora, che ci sia chi perde
ore del proprio tempo a legiferare su come deve essere dato il gelato. Se il gelato viene dato in sicurezza, basta, prendi sto cavolo di gelato e mangialo. Non lo mangerò dentro, andrò fuori, ma che sia, cioè, io non voglio pensare a quanta carta è stata sprecata tipo per fare questa genialata. Cioè, è una bischerata questa della Fiorentina, però appunto a me fa impazzire che in un momento in cui alla fine si è capito dovremmo stare distanziati con queste mascherine e vaccinare. Cioè, una volta fatte queste tre cose, perdersi troppo dietro a queste norme, normettine cervellotiche, alla fine dopo un anno e mezzo che la gente è a casa, davvero si rischia che diventi una polveriera. A me questa cosa preoccupa molto, perché vedo gente che io so non essere matta o sclerare, cioè, e quando sclerano le persone normali, allora vuol dire che un po' c'è un problema, perché io mi sento di poter dire che rispetto alle aspettative che avevo di comportamento, diciamo così, comportamentale, a me sembra che tutto sommato, nonostante i servizi a volte un po' così punitivi sulla gente che fa l'aperitivo eccetera eccetera, però che mediamente le persone si siano comportate bene, mediamente, considerando che è un anno e mezzo che molti stanno a casa, non lavorano eccetera eccetera, no? E per cui a un certo punto vorrei vedere uno scatto anche di qualità, ecco, diciamo così, rispetto a chi poi dovrebbe far da cuscinetto rispetto ai disagi delle persone, capito? E io un po' questo mi viene a mancare. Di sicuro ora magari stiamo un po' deviando dal discorso, però forse neanche tanto, perché magari in realtà come i circoli servirebbero molto con la loro socialità, con il loro associazionismo, eccetera, eccetera, anche a fare un po' da cuscinetto rispetto a queste storture, perché un po' l'idea poi di doverli affrontare da soli queste cose e queste realtà è ben peggiore. Infatti il ruolo poi del circolo, io ripeto, anch'io sono un frequentatore del circolo di provincia, anche se Pian di Mognone è un po' più vicino a Firenze, però la realtà del paese, no, lo sai com'è, il paese è un piccolo mondo chiuso dove tu appunto ti ritrovi al circolo, perché esci di casa e vai al circolo, la tua seconda casa, no? E l'idea di essere gruppo lì, di sentirti parte di una micro comunità che sta lì, aiuta anche a superare questi momenti, per cui piove sul bagnato se in un momento come questo in realtà come i circoli sono costrette a chiudere, a star chiuse e a non offrire quel tipo di supporto che è, guarda, anche psicologico, cioè io questo lo sento trascurato nella narrazione di oggi, che sia delle televisioni, dei giornali, di chi volete, di fronte alla più che legittima preoccupazione di questioni epidemiologiche del virus, e ci mancherebbe altro, però trovo che sia sottostimato l'impatto psicologico che ha questa realtà. E io sono molto preoccupato di questo aspetto, e sicuramente da un piatto della bilancia realtà come i circoli ARCI servirebbero a regalare un po' di serenità con tutto quello che hanno, no? con la socialità che possono offrire e mettere sul piatto, servirebbero un po' a alleggerire un po' questo fardello che viviamo tutti da più di un anno. Concordo. Grazie mille a tutti. Non solo concordo con quanto avete detto, ma vorrei anche, come dire, portarvi il nostro caso di specie, cioè la nostra discriminazione, quella che abbiamo subito e che stiamo ancora oggi subendo come discriminazione. E lo scoglio maggiore sul quale ci siamo scontrati è stata l'ignoranza. L'ignoranza che in questo caso non può essere nemmeno lontanamente considerata una giustificazione, perché per quanto il fenomeno dei circoli, delle case del popolo, sia un fenomeno principalmente esploso e quantitativamente più presente in alcune zone d'Italia, ovvero Toscana, Emilia Romagna, parte della Liguria, in realtà è un fenomeno che è preziosissimo, che indica
una frequenza anche di, un tempo si diceva, tanto per dirsi chiaro, un campanile, una casa di popolo, e così questa via era stata seguita per decenni e decenni e decenni, e questo almeno nelle nostre zone ha portato sicuramente anche a una modalità di affrontare le discussioni e la politica in genere diversa rispetto ad altre zone d'Italia, sia a sud che a nord. E dall'altra ha anche portato una consapevolezza maggiore in alcuni cittadini, almeno in quelli che frequentavano queste strutture. La conoscenza e la ricchezza di questo fenomeno, che appunto, come si diceva prima, è un fenomeno che parte da più di un secolo e mezzo fa e arriva ai giorni nostri ed è cambiato tantissime volte, non è che siamo gli stessi di 150 anni fa. Il concetto di mutualismo, di solidarietà, è un qualcosa che è molto cambiato nel corso degli anni. Prima si partiva dagli operai e contadini, poi siamo arrivati agli immigrati di prima generazione, quelli che venivano da Sud Italia. Adesso invece si sta arrivando ai cittadini stranieri, a quelli che arrivano fuori dal paese. E in realtà, però, l'obiettivo è sempre stato lo stesso, cioè rivolgersi a quelle persone che maggiormente avevano bisogno di confrontarsi, di stare con altre persone, di conoscere un territorio, di frequentarlo e di calpestarlo. Ecco, che un concetto del genere non sia considerato anche a livello nazionale da parte di politici che stanno in Parlamento perché non conoscono questo mondo qui, è una grave mancanza, e ripeto, non c'è giustificazione a questo tipo di ignoranza, perché è un qualcosa che, ripeto, è molto prezioso e va tutelato, andrebbe in realtà ulteriormente ampliato e allargato in un concetto anche molto progressista, insomma, dell'associazionismo, ma in realtà noi siamo costretti a cercare di difendere quello che abbiamo, di tutelare quello che abbiamo, e questo perché molto spesso purtroppo capita anche dalle nostre parti, non c'è una grande attenzione nei confronti delle case del popolo e di quelle che Pietro prima definiva le beghe delle case del popolo, perché le beghe, se le si affrontano tutti insieme, sono un po' meno beghe, ma se invece se le deve accollare uno, due o cinque persone, capite che diventa una responsabilità anche grossa, anche enorme, e la forza, la nostra forza, almeno quella che ci ha spinto per tanti anni, era proprio quella di avere tante persone che si occupavano, si preoccupavano, si interessavano della casa del popolo, magari non tutti si interessavano della vega di bilancio piuttosto che della vega di un altro tipo, però tutti insieme, come dire, contribuivano al buon andamento del circo della casa del popolo. E ripeto, le case del popolo sono state anche palestre di formazione politica in tanti posti, lo sono ancora oggi dalle nostre parti, e il fatto che appunto magari chi arriva più lontano non si ricordi di questi luoghi, di questi posti che tanto hanno dato alla politica locale, ma non solo. Ecco, a me questo fa molto dispiacere. Io penso anche che in questa fase, devo dire che prima Antonella citava il documento che hanno fatto approvare in Consiglio Comunale, che è uno dei migliori che abbiamo avuto a livello territoriale, uno dei più completi, uno di quelli che contemplava davvero tutto. Devo dire che in questa fase le amministrazioni locali sono state molto più sensibili al tema, proprio perché lo vedano che cos'è un circolo, ce l'hanno sul territorio, lo sanno o lo possono immaginare che effetti possono venire dietro una chiusura di un circolo, e quindi giustamente, legittimamente cercano di fare il possibile per sostenere quel dato circolo o quei circoli che dovessero insistere sul territorio. Però quello che è mancato è quello che diceva Nuto, che a un certo punto da un punto di vista nazionale, da un punto di vista alto, si andava per tecnicismo, si andava per codice ateco, e noi codice ateco sì, ci stanno, ma insomma, non è che sia una cosa tanto facile definire una casa di popolo che generalmente fa un miliardo di cose. Grazie. Io vi saluto, vi ringrazio dell'invito. Grazie a te per essere venuto. Speriamo che questa contingenza sia
sia, porti con sé qualche frutto, diciamo, positivo, magari di ripensamenti, di prese di coscienza là dove si può, e che le cose possano migliorare in futuro, che i ragazzi, anche giovani, tornino a capire l'importanza del circolo sul territorio e di quanto bene fa. E speriamo, via, che le cose migliorino, e di ritrovarci magari al Progresso a vedere un bel concerto quanto prima. Vi abbraccio. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao Alessandro. Grazie. Grazie. Io direi di andare verso la chiusura. Inizierei, perché appunto questa è stata l'iniziativa dei giovani comunisti e comuniste, quindi volevamo anche seguire nelle prossime settimane, a dare una mano, diciamo, più concreta, più materiale all'Arce nella sua raccolta fondi. Quindi potenzialmente dalla settimana prossima inizieremo a una vendita di prodotti cubani, e con i ricavati andranno alla raccolta fonda dell'Arce per sostenere tutti i circoli del territorio fiorentino. Quindi direi subito grazie all'Arce per il lavoro che sta facendo, grazie di cuore. E se avete qualche considerazione finale da fare, andate pure. Posso, veloce? Certo. Sì, allora davvero no, ringrazio davvero anche per quanto ha detto prima Jacopo, del fatto che l'aiuto che è stato dato, comunque la sensibilità, viene da chi vive sul territorio, così come ha detto che a livello locale c'è stata più sensibilità, dunque la conoscenza, e per questo anche che chiedevo di raccontare. Sicuramente tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, sto leggendo anche i commenti, che sono sia, saranno persone che gestiscono, che lavorano, che frequentano quelle che sono le case del popolo, sanno da dove nasce la Casa del Popolo, ma non tutti. Io spero che questa registrazione venga in qualche modo riproposta e che venga vista da più persone possibile. Chiaramente non è che ci sia solo questo, però più diamo il senso di quello di cui stiamo parlando. Dunque non si sta parlando di semplici ristori, perché tutti quanti, come stai detto, tutte le realtà chiaramente hanno bisogno in questo momento di aiuto e meritano rispetto, però a livello esponenziale quello che dà un circolo di zona sul territorio, un circolo Arci, riesce sicuramente a coprire veramente tante richieste in tantissimi settori, anche, come dicevo ora, a livello di tenuta proprio non solo sociale ma anche psicologica. Un circolo sia da prima che ora può essere veramente di grande aiuto. Dunque io aderisco anche a questa campagna, a livello di questa campagna di cui stavamo parlando, e spero che tutti o comunque molti di noi riescano a aderire in un modo concreto, perché veramente c'è bisogno di capire qual è la differenza fra aiutare, dare ristori tanto per, e quello che significa veramente un circolo Arci per il territorio. E speriamo non solo di mantenere quelli che ci sono, ma anche di riuscire a ritornare a un po'. Mi è piaciuto il filmato che è stato il filmato che ha aperto questa iniziativa. E uno lo riguarda un po' con nostalgia, no? Magari l'abbiamo visto tutti, però magari ci fossero ancora, no, situazioni come queste, che si principia col culturale e poi si alzano tutti, però intanto c'erano tutti lì, no? Era veramente partecipato. Dunque grazie, e sostengo volentieri anch'io questa raccolta fondi, questa iniziativa che ci sarà. Rimango ora per sentire, non me ne sto andando via, stavo salutando. Rimango a sentire che cosa avete detto. No, volevo dire una cosa velocissimo, veramente rapida, che riprendendo anche quello che diceva prima in chiusura Jacopo, rispetto soprattutto alla classe politica che governa o che gestisce o che si occupa del nostro territorio. Di solito la cosa che, dal punto di vista proprio della prospettiva di chi ci vive in un circolo, di chi ci sta, chi fa semplicemente volontariato, chi è un socio o chi fa magari il presidente o la presidente, la cosa che dà più noia
non vedere le persone che gestiscono il territorio vivere il circolo, cioè venirci anche semplicemente per prendere un caffè, per fare due chiacchiere, per sapere cosa si succede dentro. E anzi, al contrario, devo dire che quando invece si vede attenzione, perché sono persone che l'hanno vissuto, che sanno l'importanza di questi luoghi, e questo non significa solamente che poi danno attenzione ai circoli o sono più attenti nei confronti delle attività del circolo, ma che magari riescono anche ad avere più contatto, più presa con la realtà quotidiana, vera, concreta delle cose, perché se c'è una cosa che la Casa del Popolo insegna è a conoscere la realtà delle cose di oggi, di ogni periodo e di tutte le classi sociali e di tutta la società. E spesso invece, quando non si vivono questi spazi, se ne sta molto distanti, ci manca proprio questo contatto con la realtà. E questo credo sia una cosa che la Casa del Popolo possa insegnare a tutti noi e soprattutto a chi poi deve avere all'onere di gestire il territorio. Grazie mille ancora a tutti quanti. E non so, Jacopo, se vuoi aggiungere qualche cosa finale, se no chiudiamo. Io semplicemente, diciamo, per ringraziarvi. Io vi voglio ringraziare per più motivi. Prima di tutto per la diretta, perché di circoli, ve lo dice il presidente dell'ARCI, non se ne parla mai abbastanza, ma non perché debba essere un tarlo o un chiodo fisso, ma perché davvero sono un pezzo fondamentale del nostro territorio, della nostra identità, fanno parte di tutti noi. Tutti noi abbiamo avuto una passione da esercitare al circolo, ed è giusto continuare a farlo e permetterlo di poterlo fare a chi verrà dopo di noi. E poi vi voglio anche ringraziare per quanto avete detto poco fa, cioè per il vostro contributo alla campagna, che per noi sarà davvero uno strumento importante che ci permetterà di dare una grossa mano a tanti circoli, a tante situazioni in difficoltà, ora più che mai, perché come si diceva prima, diciamo, qualcuno partiva già con dei problemi anche prima della pandemia. Molti no, molti, diciamo, se la cavavano. Con questa pandemia è chiaro che, come dire, tutti sono andati in gravissima difficoltà. E quindi concludo di nuovo ringraziandovi per il supporto alla campagna e invitando di nuovo tutte e tutti, nei limiti del proprio possibile, a dare una mano alle Case del Popolo quando e come vorrete. Sarà sicuramente ben accetto. Grazie ancora, davvero. Grazie. Direi di concludere. Grazie anche per i commenti, purtroppo non abbiamo molto tempo per scorrerli tutti, c'erano anche cose interessanti sulle storie dei singoli circoli, vedevo quello di San Niccolò e quello dell'SMS di Rifredi. Grazie davvero per averci seguito, grazie Antonella, grazie Jacopo, grazie Pietro, grazie Alessandro per prima, e buona serata a tutti e tutte. Ciao. Grazie Lino. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao, grazie.